La stabilità finanziaria nell'area dell'euro è peggiorata. L'invasione russa dell'Ucraina porta a un aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime e aumenta i rischi per l'inflazione e la crescita. È quanto emerge da un rapporto pubblicato dalla Banca Centrale Europea. Nonostante i recenti aggiustamenti, alcune attività restano a rischio di ulteriori correzioni qualora le prospettive di crescita si indebolissero ulteriormente o l'inflazione si rivelasse superiore alle attese. Le vulnerabilità potrebbero aumentare a causa del percorso incerto della guerra russo-ucraina. Anche altri potenziali sviluppi globali, tra cui debolezze nelle principali economie dei mercati emergenti o un più marcato rallentamento dell'attività economica cinese, potrebbero incidere sui rischi per la crescita e l'inflazione. Le società non finanziarie dell'area dell'euro devono affrontare le sfide dovute all'aumento dei prezzi degli input e a prospettive economiche meno rosee. Questo potrebbe aumentare le insolvenze aziendali, in particolare per le imprese e i settori che non si sono ancora completamente ripresi dalla pandemia. Inoltre, le prospettive di redditività per le banche europee si sono nuovamente indebolite dopo una forte ripresa nel 2021. Secondo la BCE, comunque, il sistema bancario dell'area dell'euro è in grado di reggere anche a scenari economici gravemente avversi. Avviare un processo di valorizzazione e riqualificazione di immobili turistico-ricettivi per rendere più competitivo il settore, particolarmente colpito dalla crisi pandemica degli ultimi anni. Con questo obiettivo parte il bando per la selezione di almeno 12 immobili sul territorio nazionale da acquisire e ristrutturare entro il 31 dicembre 2025. L'operazione avverrà attraverso un fondo immobiliare gestito da CDP Immobiliare SGR, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, e sottoscritto dal Ministero del Turismo con l'impiego di 150 milioni di euro di risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'intervento rientra nell'ambito del progetto PNRR che mira alla valorizzazione, alla competitività e alla tutela del patrimonio turistico-ricettivo italiano, anche in zone economicamente più svantaggiate o in aree secondarie. Con questa misura il governo vuole essere vicino agli operatori, così da favorire il rilancio del settore ed agevolare la ripresa del turismo, afferma il ministro del turismo Massimo Caravaglia. Il bando è rivolto a soggetti pubblici e privati proprietari di immobili con la categoria turistico-ricettiva o assimilabile, che dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità e di tutta la documentazione richiesta dalla procedura di selezione. La presentazione delle domande può avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata entro il prossimo 31 agosto. Con questa iniziativa inizia un percorso di rilancio che avrà un impatto positivo sull'economia e sull'occupazione, soprattutto giovanile, commenta l'amministratore delegato di CDP, Dario Scannapieco. Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, ha pubblicato oggi il documento intitolato Sviluppo sostenibile nell'Unione Europea, relazione di monitoraggio 2022 sui progressi compiuti verso il conseguimento degli OS nel contesto UE. Una panoramica statistica dei progressi compiuti dall'UE verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, OS. Negli ultimi 5 anni l'Unione Europea ha compiuto progressi per quanto riguarda la maggior parte degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in linea con le priorità della Commissione in settori strategici come il Green Deal, il digitale e il piano d'azione sui diritti sociali. È quanto emerge dalla relazione dell'Eurostat sullo sviluppo sostenibile. Come negli anni precedenti, l'Unione ha continuato a compiere i progressi più notevoli nel campo della pace e della sicurezza delle persone nel suo territorio, migliorando l'accesso alla giustizia e la fiducia nelle istituzioni. Sono stati compiuti progressi significativi anche verso il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, di miglioramento dell'economia e del mercato del lavoro, della produzione di energia pulita e a prezzi accessibili, nonché di promozione dell'innovazione e delle infrastrutture. L'Unione è riuscita a raggiungere il suo obiettivo di efficienza energetica per il 2020 e sulla base dei progressi compiuti finora sembra essere sulla buona strada verso il suo obiettivo per il 2030. Il decreto aiuti del 2 maggio ha prorogato il termine per il pagamento del 30% per ottenere il superbonus 110% per le villette e le case unifamiliari. Ha spostato detto termine dal 30 giugno al 30 settembre, però comunque poi lavori e pagamenti dovranno terminare entro il 31 dicembre del 2022. Diversa invece la situazione dei condomini, il cui termine dei lavori dovrà essere entro il 31 dicembre 2023, perché poi per il 2024 il superbonus passerà dal 110
al 70% e addirittura per il 2025 al 65%.